L'uomo misterioso ti attende nell'altra stanza. Ma non è possibile che come inizio a registrare ti metti a parlare? Che cazzo? Ciao a tutti ragazzi, sono Cassorecchio di Tigre e benvenuti in questo nuovo video di Mass Effect Io 2. non farei aspettare l'uomo Ma... misterioso. L'uomo misterioso ti attende nell'altra stanza. Va bene, andiamo da sto uomo misterioso allora. Non c'è nessuno. Comandante Shepard. L'uomo misterioso. Credevo che ti avrei incontrato di persona. Una precauzione necessaria, non insolita, tra chissà ciò che sappiamo tu e io. Sarai anche il motivo per cui sono ancora vivo, ma questo non significa che io debba fidarmi di te. Devi mettere da parte i tuoi sentimenti personali. L'umanità si trova di fronte alla più grande minaccia della nostra breve esistenza. I razziatori. Lieto di vedere che la tua memoria è ancora intatta. Come ti senti? Devi guadagnarti il diritto di farmi domande simili. Cerberus non è così malvagia come tu credi. Tu e io siamo dalla stessa parte, soltanto che abbiamo metodi diversi. Vieni al punto. Cosa stanno combinando i razziatori per averti convinto a riportarmi in vita? Siamo in guerra. Nessuno vuole ammetterlo, ma l'umanità è sotto attacco. Mentre stavi dormendo, sono scomparse intere colonie. Colonie umane. Riteniamo che sia opera di qualcuno che lavora per i razziatori. Come Saren e i Geth lavoravano per la Sovereign. Tu li hai visti di persona. Li hai sconfitti tutti. È uno dei motivi per cui abbiamo scelto te. Combattere una guerra non sembra nello stile di Cerberus. Perché vi siete schierati? Noi siamo votati al progresso e alla salvaguardia dell'umanità. Se i razziatori ci prenderanno di mira, se cercheranno di annientarci, Cerberus li fermerà. Se aspettiamo che i politici dell'Alleanza agiscano, non resterà più alcuna colonia umana. La Sovereign ha cercato di mietere metà delle forme di vita della galassia. Perché mai i razziatori dovrebbero prendere di mira un paio di colonie umane? Sono già spariti centinaia di migliaia di coloni. Direi che rientra nella definizione di mietitura. Nessuno vi presta attenzione, poiché sono attacchi casuali in zone remote dello spazio. Non so perché abbiano improvvisamente preso di mira l'umanità. Forse ne hai attirato l'attenzione uccidendo uno di loro. Se è davvero una minaccia contro l'umanità, devi mobilitare l'Alleanza. L'Alleanza è oberata dalle responsabilità che hai affidato loro. Sono troppo impegnati a stringere relazioni per sprecare risorse per verificare la minaccia dei razziatori. È molto più facile attribuire i rapimenti ai mercenari e ai pirati. È anche più comodo. Con quello che hai speso per riportarmi in vita avresti potuto addestrare un intero esercito. Tu sei unico. Non solo per le tue abilità e quello che hai vissuto, ma per quello che rappresenti. Hai difeso l'umanità in un momento chiave della storia. Non sei soltanto un soldato, sei un simbolo. Inoltre non so se i razziatori comprendano il concetto di paura, ma tu ne hai ucciso uno. Dovranno temerti. Se quello che dici è vero, se dietro a tutto questo ci sono i razziatori, potrei pensare di aiutarti. Se tu avessi accettato senza vederlo di persona, ne sarei rimasto deluso. Ho una navetta pronta a portarti su Freedom Progress, l'ultima colonia svanita. Miranda e Jacob ti aggiorneranno. Miranda ha ucciso Wilson a sangue freddo, mentre Jacob è solo un mercenario. Ti aspetti che mi fidi di loro? Wilson era uno dei miei migliori agenti, ma era un traditore. Miranda ha fatto esattamente ciò che mi aspettavo da lei e ti ha salvato la vita in più di un modo. Jacob è un soldato, uno dei migliori. Non si è mai fidato completamente di me, ma è sempre stato onesto. Ti troverai bene con loro, per ora. È una missione libera o mi state offrendo volontario? C'è sempre una scelta, Shepard. Se non troverai alcuna prova di quello che stiamo cercando, potrai andartene per la tua strada. Ma prima, recati su Freedom Progress. Trova quanti più indizi possibile. Chi sta rapendo le colonie? Sono davvero legati ai razziatori? Io ti ho riportato in vita.
Ora tocca a te fare del tuo meglio. Livello 4. Potenzio l'incenerimento, così sblocco anche la violazione IA. L'uomo misterioso è rimasto molto colpito da te. Sono ansiosa di vedere se sarai all'altezza delle sue aspettative per questa missione. Non ho mai avuto occasione di dirti quanto apprezzo ciò che il progetto Lazarus ha fatto per me. Spero solo che ne sia valsa la pena. Molti hanno perso la vita su quella stazione. Dobbiamo lavorare insieme. Il tuo atteggiamento non aiuterà nessuno. Ho il massimo rispetto per le tue capacità, Shepard. Sono le tue motivazioni a lasciarmi perplessa. Credo in ciò che Cerberus rappresenta. Solo il tempo potrà dirci se ti dimostrerai una valida risorsa o un ostacolo per la nostra causa. Cosa puoi dirmi su questa colonia dove siamo diretti? Freedom Progress? È un tipico insediamento umano nei sistemi Terminus. Avevano una piccola forza militare per proteggersi, oltre a mech e droni di sicurezza. Normale sotto qualsiasi aspetto. Totalmente ordinaria, fino alla sua scomparsa. Sai dirmi in cosa potremmo imbatterci laggiù? Diversi edifici deserti e un enorme mistero. Vorrei sapere di più sul progetto Lazarus dalla persona che era in carica. Non ero in carica. L'uomo misterioso lo era. Se fosse stato per me, avrei fatto alcune cose in modo diverso. Cosa avresti cambiato? Innanzitutto ti avrei impiantato qualche chip di controllo. Ma l'uomo misterioso non lo ha permesso. Temeva che avrebbe potuto condizionare la tua personalità. Alterarti in qualche modo. Non ci ha permesso di fare nulla che potesse limitare le tue potenzialità. Non posso dire che l'idea di tornare in vita con un chip di controllo mi attiri molto. L'uomo misterioso sta correndo grossi rischi con te. Spero che la sua scommessa abbia successo. Parlami un po' di te. Sei preoccupato delle mie capacità? Posso schiacciare un mech con i miei poteri biotici o scagliarne via la testa a 100 metri. Scegli tu. Stavo cercando di conoscerti come essere umano. Non cerco un amico, Shepard. Concentrati sulla missione. Tu e Jacob prestavate servizio insieme nell'alleanza? No. L'uomo misterioso ha riconosciuto il mio potenziale e mi ha reclutata in giovane età. Quanti anni avevi? Abbastanza da sapere che questo era ciò che volevo. È ovvio che non sei interessata a parlare. Abbiamo un compito. Possiamo parlarne oppure possiamo svolgerlo. Sono lieto che l'uomo misterioso ti abbia convinto a unirti a noi, comandante. Mi limiterò a scoprire cosa è successo a quelle persone scomparse. Non mi fido ancora di Cerberus. Capisco. Ti fidi di me, comandante? Sei un bravo uomo, Jacob, ma potresti lavorare per le persone sbagliate. Forse. Ma pensavo lo stesso quando ero nell'alleanza. È per questo che ora sono qui. Sai qualcosa su questa colonia dove siamo diretti? Si chiama Freedom Progress. Non so molto altro. Immagino che lo scopriremo una volta arrivati. Hai detto di avere prestato servizio nell'alleanza. 5 anni in totale, in giro per tutta la galassia. Ho persino trascorso un paio d'anni come Corsair. Non ho mai sentito parlare dei Corsair. Era un'iniziativa dell'alleanza. Assoldavano capitani di astronavi indipendenti e li usavano per missioni che esulavano dalla giurisdizione ufficiale dell'alleanza. Tecnicamente non facevamo parte dell'alleanza. Se ci avessero presi, avrebbero negato qualsiasi coinvolgimento. In teoria dovevamo essere liberi da regole e restrizioni, ma c'era comunque tanta burocrazia da affondare un incrociatore. Alla fine ho lasciato stare. Perché ti sei unito a Cerberus? Credo di essermi stancato di non fare mai la differenza. Ciò che facevamo nell'alleanza sembrava spesso inutile. Pensavo che le cose sarebbero cambiate dopo l'attacco alla cittadella. Il vecchio consiglio era morto e l'umanità aveva ottenuto il controllo del nuovo. Ma non è cambiato niente. Politica, burocrazia... Leader diversi, stesse assurdità. Cerberus è diversa. Quando delle colonie scompaiono, non incarichiamo una squadra di scrivere un rapporto per capire che diavolo fare. Noi andiamo e lo scopriamo. È tutto per ora. Sì, signore. Ok, andiamo a Freedom Progress. Non dovrebbe mancare molto, Shepard. L'uomo misterioso ci ha posto sotto il tuo comando. Hai qualche ordine? Cosa avete trovato nelle altre colonie? Niente. Nessun segno di attacco, nessun cadavere. Neanche una traccia di materiale genetico insolito come indizio. Sono solo scomparsi. E non abbiamo alcun bersaglio da affrontare. Sei sicura di essere disposta a seguire i miei ordini? Non ti abbiamo riportato tra i vivi per dubitare di te, comandante.
Se l'uomo misterioso dice che comandi tu, comandi tu. Cosa ti fa pensare che questa indagine porterà qualcosa di nuovo? Con le altre colonie sono passati prima gli agenti ufficiali. A volte anche i saccheggiatori o le squadre di recupero. Questa volta speriamo di essere i primi. Forse troveremo degli indizi prima che qualcun altro disturbi la scena. La nostra priorità è cercare dei superstiti. È improbabile, comandante. Nelle altre colonie non era rimasto nessuno. Erano deserte. Sarebbe bello trovare qualcuno. Sempre meglio di un'altra città fantasma. Ok. Nuove armi. E shift, non spazio. Oh, fucile da cecchino. Pistola automatica. Pistola pesante. Loro cos'hanno? Fucile a pompa. Pistola pesante. Pistola automatica. Pistola pesante. Cambiate armi! Fatto. Ci sono, diamo un'occhiata in giro. Anzi, prima squadra. Ecco, agente di Cerberus. E io sono a posto. Ok, possiamo andare. Qui non c'è niente. Andiamo. Pare che qualcuno se ne sia andato nel bel mezzo della cena. Spero per loro che abbiano finito, se non è importante. Strano, niente corpi, nessun danno strutturale, nessuna traccia di una battaglia. Perché dice strano se hai detto che avete trovato così in tutte le zone? No, comunque fammi andare in giro con la pistola, non col fucile di precisione. Questo dovrebbe essere tipo la mitragliatrice, infatti. Mac. Sentito? Erano Mac Fenris. Strano, i sistemi di sicurezza. Ecco fatto! Oh. Attività Mac! Distruggili prima che facciano fuori i tuoi scudi. Se li vedo. Buon viaggio! Chissà che mazza, è finito! Qualcuno li ha riprogrammati per attaccare a vista. Qui non siamo soli. Ok, buono sapersi. Forse troveremo qualcosa. Kit medico. Dai, passa. Questo, con questo. Questi due, ovviamente questi due. Ok, lo abbiamo provato, credi. Cazzo. Deve averlo sentito. No. Attenzione, le bombe utilizzano munizioni non standard. Offline. Ok, niente. Dammi questa qui che fa più danno. Quella lì spara di più, però ovviamente più veloce il colpo, meno preciso e meno fa danni. Non ti muovere! Razza, avevi detto che ci avrei pensato io! Ma tu sei Shepard? Meglio non correre rischi con gli agenti di Cerberus! Giù le armi, subito! Shepard, ma come sei vivo? Ricordi i dati che ti diedi sui Get, Tali? Non ti aiutarono con il tuo pellegrinaggio? Sì, certo. Giù le armi, Razza. È di sicuro il comandante Shepard. Perché il tuo vecchio comandante lavora per Cerberus? Non lo so, forse dovremmo chiederglielo. Cerberus mi ha ricostruito, ma non sono ai suoi ordini. Ne discuteremo meglio quando mi dirai cosa ci fai qui.
Uno dei nostri era qui in pellegrinaggio. Si chiama Vitor. Siamo venuti a cercarlo. Non è un po' strano? Un Quarian su una remota colonia umana? I Quarian possono scegliere dove recarsi in pellegrinaggio. Vitor voleva aiutare un piccolo insediamento. Si è sempre trovato a disagio nei luoghi affollati. Molto instabile, insomma. Senza contare il danno ai filtri CO2 della sua tuta e all'infezione causata dall'esposizione diretta. Deve essere fuori di sé. Quando ci ha visti atterrare, si è nascosto in un magazzino ai margini della città. Deve aver programmato i mech per attaccare tutto ciò che si muove. Vitor è l'unico che possa dirci cosa è successo qui. Dovremmo collaborare per trovarlo. Ottima idea. In ogni caso servono due squadre per superare i droni. Ora lavoriamo con Cerberus? No, Prazza, tu lavori per me. Se non vuoi obbedire agli ordini, torna pure sulla nave. Dirigiti verso il magazzino passando per il centro della colonia. Noi faremo il giro largo per attirare qualche drone e aprirti un varco. Cerberus non sembra andarvi molto a genio. Cosa mi sono perso? Hanno ucciso la nostra gente. Si sono infiltrati nella flotta e hanno cercato di distruggere una nostra nave. Io ho una versione dei fatti leggermente diversa. Non è stato niente di personale. Più tardi potremo discutere su chi ha ucciso chi. Al momento abbiamo un lavoro da svolgere. Concordo. Dobbiamo collaborare per trovare Vitor. Assicurati di mantenere il contatto radio. Certo. Buona fortuna, Shepard. Qualunque cosa succeda, è stato bello rivederti. Ho un volto, per dire, un casco. Ho un casco conosciuto. Sembrava una strana pistola. Mi basta fare M. C'è bisogno di tenere. Attenzione, Shepard. Più avanti c'è una squadra di droni di sicurezza. Grazie per l'avvertimento. Ce ne occuperemo noi. Ok, buono sapersi. Siamo stati individuati. Ehi. Perfetto. Non l'avevo mica visto. Bypassiamo anche questa cassaforte. No. Ho sbagliato. Ok, altri crediti. Anche se per ora non mi servono, mi potranno servire in futuro. Ricarichiamo e apriamo. È sembrato di vedere un nemico. Prova a sovraccaricarlo. Qual è il sovraccarico? Non ce l'ho sovraccarico. Lo posso incendiare se vuoi. Sovraccarico ce l'ho Miranda. Notevole! Sei finito! Ecco fatto! Non ci sono altri. Shift. Ah. Meno. Dammi un fucile. Sì! Nemico a terra! Ecco fatto! Che cazzo di voce? Aspettarcelo. Andiamo, possiamo ancora raggiungerli. Sembra che qui non ci sia nessuno. E anche niente, non sono nessuno. Kit medico. Io prendo questo e tu sovrappendi. Ecco fatto. Penso io. Nemico a terra. Sbrigati, Shepard. Siamo nella zona di carico. Vitor ha riprogrammato un mech pesante. Sta facendo a pezzi la squadra di Prazza. Volevano raggiungere Vitor per primi. Metti a riparo la tua squadra e io aprirò le porte della zona di carico. Ci ripareremo vicino alle porte. Vai avanti tu, Shepard. Ottimo. Ok, ho recuperato anche un po' di proiettili che li sto finendo, non solo 4, 5, più quello in cambio. Vai avanti, Shepard, copriremo la porta. Allora, io mi metto qua. Q.
Affermativo. E? Mi metto al riparo. Ed ecco il Mac pesante. Mecca ha una corazza pesante. Quei Quarian non avevano speranza. Quel bastardo è un osso duro, non sarà facile sconfiggerlo. Anzi, sistemi difensivi atti. Ci penso io. Fallimento di sistema. Da terra. Coesione. Online. Eccoti servito. Io ho il pugno. No, ho finito il progetto. Via dall'esplosione! Diamo un'occhiata in giro. Medico. Va a cercare Vitor mentre io mi occupo dei feriti, Shepard. Probabilmente si nasconde nella zona di carico. Va bene, diamo un'occhiata in giro. Iridio. Possiamo sfruttarlo. Munizioni per armi pesanti. Ma se se sono là a curarsi. Oh, vabbè. Munizioni e armi pesanti. E un altro bypass. Questo qui. E gli ultimi due. Fatta. Andiamo a cercare Vitor. I mostri torneranno. Mech proteggeranno. Al sicuro da Shami. Devo nascondermi. Non mostri, non Shami, no. Vitor? No, Vitor, non qui. Shami non possono trovarmi. Mostri torneranno, devo nascondermi. Nessuno ti farà più del male. Non ti sente, comandante? Devo nascondermi, Voi siete umani. Dove vi siete nascosti? Perché non vi hanno trovati? Di chi stai parlando? I mostri. Gli sciami. Loro hanno preso tutti. Noi non siamo superstiti, Vitor. Siamo appena arrivati. Voi non sapete. Non avete visto. Ma io vedo tutto. Sembra un filmato di sorveglianza. Deve averlo assemblato manualmente. Cosa diavolo è? Santo cielo, credo sia un collettore. Sono degli alieni? Sono una specie che proviene da qualche settore oltre il portale di Omega 4. Pochissimi li hanno visti di persona. Di solito lavorano tramite intermediari, come schiavisti o mercenari. Se sono in qualche modo legati ai razziatori, questo spiegherebbe gli attacchi alle colonie. I collettori hanno una tecnologia molto avanzata. Potrebbero avere un'arma in grado di inabilitare un intero insediamento. Shami cercatori. Nessuno può nascondersi. I cercatori vi troveranno, vi bloccheranno, poi i mostri vi porteranno via. Perché i collettori non ti hanno preso? Gli sciami non mi hanno trovato. I mostri non sapevano che ero qui. Di solito i collettori sono estremamente scrupolosi. Forse la sua tuta ha impedito che venisse rilevato dai sensori. O hanno usato una tecnologia progettata specificamente per trovare gli umani. Finora hanno attaccato solo colonie umane.
Parlami ancora di quegli sciami. Ti trovano così, nubi di cercatori, macchine piccole come insetti. Arrivano ovunque, ti trovano, ti pungono. Resti immobile. Sembrano droni in miniatura. Trovano le vittime e le immobilizzano con un campo di stasi o una neurotossina. Voglio sapere di più sui collettori. Nessuno ne sa molto. Sono così rari che molti dubitano perfino della loro esistenza. Ma perché vogliono rapire i coloni umani? Qual è il loro piano? Forse l'uomo misterioso conosce la risposta. Poi cosa è successo? I mostri hanno portato la gente sulla nave e poi sono partiti. La nave è volata via, ma torneranno per me. Nessuno può sfuggire. Credo che non potremo ottenere altro da lui, comandante. Grazie per ciò che ci hai raccontato. Sei stato molto utile. Li ho studiati. I mostri, gli sciami, li ho registrati con il mio factotum. Molte letture, elettromagnetismo, energia oscura. Dobbiamo portare questi dati all'uomo misterioso. Prendiamo il Quarian e chiamiamo la navetta di evacuazione. Cosa? Vitor è ferito, deve essere curato, non interrogato. Non gli faremo del male. Dobbiamo solo scoprire se sa qualcos'altro. Ve lo restituiremo illeso. La tua gente ha già cercato di tradirci. Consegnandolo a voi, non otterremo mai le informazioni che ci servono. Prazza era un idiota e ne ha subito le conseguenze insieme ai suoi uomini. Puoi prendere i dati del factotum di Vitor, ma ti prego, lascialo a me. Non sei costretta a prendere Vitor e andartene. Possiamo collaborare, come ai vecchi tempi. Mi piacerebbe, ma non posso. Ho una missione da compiere. È troppo importante per abbandonarla, persino per te. Quando sarà tutto finito, e se sarò ancora viva, vedremo. È traumatizzato e ha bisogno di cure mediche. Tali ci darà i dati del factotum e riporterà Vitor alla flottiglia. Certo, comandante. Grazie, Shepard. Sono lieta che sia ancora tu a dare gli ordini. Buona fortuna. Ti farò sapere se trovo qualcosa che potrebbe aiutarti. Siamo pronti a partire. Shepard, ottimo lavoro su Freedom Progress. I Quarian ci hanno inviato ciò che hanno scoperto dal rapporto di Vitor. Nessun nuovo dato, ma visto il nostro passato è un simbolo di pace insperato. Tu e io abbiamo metodi diversi, ma non posso negare i risultati. Ogni tanto, hai mai pensato di essere gentile? La diplomazia è ottima quando funziona, ma è difficile usarla quando tutti ti considerano una minaccia. Ma cosa più importante, hai confermato che dietro ai rapimenti si celano i collettori. Perché ho come l'impressione che tu lo sapessi già? Avevo i miei sospetti, ma servivano delle prove. I collettori sono a dir poco enigmatici. Viaggiano periodicamente fino ai sistemi Terminus in cerca di oggetti o campioni viventi apparentemente irrilevanti. In genere in cambio della loro tecnologia. Una volta completate le loro transizioni, spariscono con la stessa rapidità con cui sono arrivati, tornando oltre il portale inesplorato di Omega 4. Finora non avevamo prove di attacchi diretti da parte dei collettori. Perché il portale di Omega 4 è inesplorato? Cosa sappiamo su di esso? Soltanto che tutte le navi che lo hanno varcato non sono mai tornate. La nostra ipotesi è che il portale reagisca diversamente alle navi dei collettori, consentendo loro un transito sicuro. Se possono manipolare i portali, è un'ulteriore prova del loro legame con i razziatori. Hai idea del perché abbiano spostato la loro attenzione sugli umani? Se sono davvero agenti dei razziatori, potrebbe essere per diversi motivi. Ovviamente l'umanità ha giocato un ruolo chiave nella distruzione della Sovereign. Questo potrebbe essere sufficiente a richiamare la loro attenzione. Ciò che mi preoccupa è perché si siano presi la briga di rapire quei coloni. Una volta paralizzati gli umani, perché non ucciderli e basta? Cosa ci guadagnano i collettori da questi scambi? I collettori non parlano mai dei loro moventi. In genere cercano specie con mutazioni o anomalie genetiche rare. Pagano agli schiavisti e ai gruppi mercenari somme esorbitanti per ottenere tali campioni. E poi spariscono. Ma non avevano mai attaccato singole specie prima d'ora. E i campioni precedenti erano soltanto poche decine, non decine di migliaia. Mi stai nascondendo qualcosa. Come fai a sapere che sono coinvolti i razziatori? Il modello è il loro, nascosto tra i dati.
Il Consiglio e l'Alleanza vogliono credere che la minaccia dei razziatori sia morta insieme alla Sovereign. Tu e io sappiamo la verità. Non aspetterò che i razziatori si mettano in marcia. Dobbiamo colpirli prima che siano pronti. Se questa è una guerra, avrò bisogno di un esercito o di una squadra davvero capace. Ho già stilato una lista di soldati, scienziati e mercenari. Otterrai i dossier sui migliori in assoluto. Trovarli e convincerli a lavorare con te potrebbe non essere così facile, ma tu sei un leader nato. Io continuerò a seguire i collettori. Appena faranno la loro prossima comparsa, informerò te e la tua squadra. Teneteli pronti. Tieniti la tua lista. Voglio persone di cui posso fidarmi. Quelle che mi hanno aiutato a fermare Saren ai Geth. Sono passati ben 2 anni, comandante. La maggior parte di loro ha voltato pagina o ha cambiato schieramento. Dov'è Garrus Vakarian? Il Turian è scomparso qualche mese dopo che eri stato dichiarato morto. Persino noi non siamo riusciti a trovarlo. Dov'è Ashley Williams? È ancora nell'Alleanza. Promossa di grado, credo. Il suo file è inaspettatamente riservato. Dov'è Urdnot Vrex? È tornato su Tuchank e non ha lasciato il pianeta per oltre 1 anno. Sta cercando di unire i clan dei Krogan. Che mi dici di tali? Ci ha già aiutati su Freedom Progress. È stata una svolta imprevista. Prima di accettare mi occorrono maggiori informazioni. Dov'è Liara Zoni? Si trova su Ilium. Le mie fonti riferiscono che lavora per l'Ombra. In tal caso non possiamo fidarci di lei. D'accordo, ho capito. Non sono disponibili. Sei un vero leader, Shepard. Otterrai chi vorrai. Sono ancora uno spettro. Forse potrei convincere il Consiglio ad aiutarci. Se credi di poterli convincere, fa pure. Ma ricorda, sei sparito per molto tempo. Le cose sono cambiate. Tu occupati dei collettori. Io mi assicurerò che la squadra sia pronta. Bene. Prima di andare, un paio di cose. Primo, inizia con il dossier di Mordin Solus. È un brillante scienziato Salarian. La nostra intelligence ritiene che potrebbe sapere come neutralizzare gli sciami cercatori paralizzanti dei collettori. Non ho ancora iniziato e già cominci a dirmi cosa fare. Ti sto dando un'indicazione. Ciò che ne farai è affare tuo. Sono certo che farai la scelta giusta. D'accordo. Qual è l'altra cosa? Ho trovato un pilota che potrebbe piacerti. Dicono che sia uno dei migliori. Qualcuno di cui puoi fidarti. Ehi, comandante! Proprio come ai vecchi tempi, eh? Non avrei mai pensato di rivederti. Senti chi parla. Io ti ho visto morire. Ho avuto fortuna e mi hanno attaccato un sacco di tubi. Tu come sei finito qui? Senza di te è andato tutto in malora, comandante. Il Consiglio ha voluto dimenticarti completamente. La squadra è stata sciolta e io sono rimasto a terra. L'Alleanza mi ha privato di ciò che mi importava, così mi sono unito a Cerberus. Ti fidi dell'uomo misterioso? In genere non mi fido delle persone più in alto di me, ma questi non sono tanto male. Ti hanno salvato la vita, mi lasciano pilotare. Poi c'è questa. L'ho saputo solo ieri sera. Tornare a casa, comandante? Immagino che dovremo darle un nome. Vedere la nuova ambiente è come la prima volta.
un'emozione incredibile. Venuto a bordo della nuova Normandy, comandante. Ho esaminato tutti i dossier. Consiglio vivamente di iniziare ad acquisire Mordin Solus, il professore Salarian di Omega. Sappiamo che i collettori usano un qualche tipo di tecnologia avanzata per immobilizzare le vittime. Ci servirà per sviluppare delle contromisure per proteggerci. Senza tali contromisure, se incontreremo i collettori, saremo indifesi. Acquisire il professor Solus sembra una scelta logica per iniziare. E tu chi saresti? Sono l'intelligenza artificiale della Normandy. L'equipaggio si riferisce a me col nome di Ida. I piloti non sono mai felici quando qualcuno gli porta via il controllo della nave, specialmente Joker. Io non piloto la nave. Il talento del signor Moreau non andrà sprecato. Durante i combattimenti gestisco la parte elettronica e l'aspetto di cyberguerriglia. A parte questo, non posso interfacciarmi con i sistemi della nave. Osservo e offro analisi e consigli. Niente di più. Immagino che ci voglia ben più di noi tre Joker per far volare questa nave. L'equipaggio della Normandy è al completo. Sono tutti ai propri posti, in attesa dei tuoi ordini. Abbiamo completato i preparativi finali per il decollo, comandante. Scegli una destinazione dalla mappa galattica nella sala tattica e io traccerò una rotta. Jacob e io torniamo ai nostri posti. Se hai altre domande, vieni pure a parlarci. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove andremo a reclutare il professore, ma prima di reclutare il professore gireremo tutta la Normandy SR2. Grandi emozioni, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo, ciao ragazzi!